Buongiorno, buongiorno e bentornati su Gaming Galaxy. Altro video, come vestirsi da Street Kid con la Legendary Armor dello Street Kid. Ha un pezzo in realtà in comune che vediamo subito, state vedendo subito con il Nomade, cioè la giacca che potete trovare ovviamente andando a il punto che avete appena visto in mappa, cioè Bellevue, se non sbaglio, Bellevue, ok, e andando sulle scale, se per caso non avete ancora preso il Nomade, girando sulla sinistra sulle scale troverete un cadavere che vi darà la giacca. Ricordatevi comunque di iscrivervi al canale, perché se no fate la fine del ciccione che c'è nel video in questo momento. Io ve lo dico, siete avvertiti. Number two, o meglio numero due, che detto il mio inglese fa schifo. Allora, dovete andare al porto, che chiaramente è il porto. Non so come dirlo in altra maniera. Beh, è il porto. E dovrete fare un giro dell'oca per arrivare a riuscire a prendere il secondo pezzo che vi interessa. Quindi dovrete fare tutto il giro del porto, come potete vedere. Bla bla bla, andiamo a fare il giro. Bla bla bla. Una volta che siete arrivati facendo tutto il giro. E quindi adesso aspettate un attimo che faccio il giro tra la spazzatura. Dovrete andare sulla strada, quindi riuscire ad arrivare sulla strada principale, tornare indietro, perché ovviamente dovete tornare indietro, e vi assicuro questo è l'unico modo per farlo, cioè nel senso che non c'è un teletrasporto più vicino. Dovrete arrivare a, come vedete sullo sfondo lì sulla destra, ci sono dei silos rotondi, e dovrete salire sul primo silos, quindi andando avanti sulla destra troverete delle scale. Eccole qua, la scalinata appena dopo l'incrocio, quindi questo qui è l'incrocino che vi dicevo io, dovete andare avanti ancora 50 metri, sulla destra trovate delle scale, che adesso sparerò per sbaglio, ma va bene così. Ok, salendo le scale dovrete scavalcare la recinzione, dove va più o meno questo tizio, io volevo entrare lì dentro ma non ce l'ho fatta. Entrare dove c'è questo tizio, salire le scale e salendo le scale ovviamente troverete il cadavere che vi darà il secondo pezzo del vestiario leggendario. Terzo pezzo è un po' più complicato, dovete fare la missione The Ballad of Buck Ravers. Se l'avete già fatta, perché per caso l'avete già fatta e quindi avete parlato con il tizio sulle scale, siete andati a parlare con questo tizio del sushi, arriverete al punto in cui potrete parlare con il tizio delle chitarre e dei dischi di vinile. Se per caso l'avete già fatta e non vi siete accorti parlando con lui che potevate comprare un oggetto iconico, ebbene, da lui potete comprare un oggetto iconico. Quindi se andiamo avanti, avanti, veloce, veloce, e vedrete parlare con il tizio con cui praticamente ci discute anche con Johnny, giusto per essere rompiballe, quando arriverete al suo negoziettino potrete comprare la maglietta dei samurai. E quindi quella è il pezzo iconico ovviamente degli Street Kid. Pezzo number 4 o 4. Dovete andare alla Rasaka Tower e fare il giro dell'oca della Rasaka Tower, quindi dovete gironzolare attorno alla Rasaka e arrivare nel punto che sto cercando di mappare io, ma non ci riesco, ma adesso comunque ve lo farò vedere. Semplicemente dovete correre in tondo fino ad arrivare a un certo punto, in pratica in una piazza. Qui c'è un sacco di gente inutile. Ah, quanta gente che c'è. Sì,
Saltiamo i ciccioni, c'è uno sport oramai in cyberpunk. Gente che si spaventa perché salti. Ebbene, arrivati a questo punto, una volta che avete fatto praticamente il giro della Arasaka Tower, troverete questo spiazzo gigantesco. Quindi attraversate la strada, cercando di non farvi investire. Quando arriverete in questo luogo, ok, alle vostre spalle ci saranno due ingressi, uno dei quali potrete entrarci. Una volta entrati, usando la vostra capacità tecnica, troverete un cadavere, quindi un altro Netrunner, con un altro pezzo del vostro equipaggiamento, cioè le scarpe. Ultimo pezzo, che sono ovviamente gli occhiali, questa volta li ho tenuti per ultimi. Dovrete andare a, se non sbaglio, Marine Street. Ok, Martin Street, scusatemi. E una volta che vi siete teletrasportati a Martin Street, dovrete attraversare la strada sulla vostra sinistra. Quindi attraversate la strada sulla vostra sinistra, proseguite dritto finché non trovate la strada secondaria, quindi che interseca sulla vostra destra, e ci entrate, ovviamente. Passerete vari chioschi. Quando vedete il chioschettino, girate a destra, la prima a sinistra. Sembra un navigatore, svoltare a sinistra. Troverete una festa di una banda, ok, che stanno ballando e parlando. Sulla sinistra troverete un'auto della polizia con ovviamente il cadavere del poliziotto, che vi darà chiaramente gli occhiali che vi interessano. Ebbene, con questo credo di aver concluso. Questa è tutta la serie dello Street Kid. Spero di esservi stato utile, e GG a tutti quanti.